Ciao a tutti! Oggi prepareremo il vitello tonnato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, carne di vitello tipo lacerto o girello, dado vegetale bimbi, carote, scalogno, sedano, tonno sott'olio sgocciolato, brodo di cottura della carne, fasode, filetti d'acciuga, capperi e maionese. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano, lo scalogno e le carote. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua. Il dado. Ed azioniamo il bimby per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Posizionare il cestello e cuocere 45 minuti, temperatura varoma, velocità 1. La carne è cotta, lasciamola raffreddare completamente e mettiamo da parte il brodo di cottura. Abbiamo preso 100 g di brodo, senza lavare il boccale, mettere il tonno, e le uova. E li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il brodo di cottura. La maionese. Le acciughe. E i capperi. Ed azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 5. Tagliare la carne a fette sottili, ricoprire con la salsa e riporre in frigo per almeno 15 minuti o fino al momento di servire. Vitello tonnato. Grazie e alla prossima ricetta.